Eder. Mech. Pallister. Io alle 5:20 ho visto una macchina e lavava il pavimento, il signore che stava là. Non era in divisa, era una persona così civile, in poche parole. Torna alla mezza età, c'è 40-45 anni. In piena notte, quindi dopo l'omicidio di Sharon, un'auto sopraggiunge sul luogo del delitto, scende una persona che laverebbe un pezzo di strada. Da ricordare anche che una residente affermò che nei minuti dell'omicidio sentì un'auto arrivare a grande velocità e poi, dopo essersi fermata, ripartire sgommando. Testimone, tu sapresti riconoscere questa persona? L'uomo in questione, che per lavoro si alza ogni mattina verso le 4, quando vede questa scena non sa ancora che lì si è verificato un omicidio. Chi ha ucciso Sharon Virgini? Sergio Ruocco? Un maniaco che l'ha adocchiata alla festa latina che si teneva nel centro sportivo quella sera? Un cliente del bar Venila invaghito e respinto? Scientology? Un killer occasionale? O uno spacciatore sotto l'effetto di droghe? I cinesi proprietari del negozio a cui aveva fatto un'avvertenza sindacale? A un mese dall'omicidio a Terno d'Isola, nella provincia di Bergamo, il mistero rimane irrisolto. Le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo continuano a esplorare diverse piste. Si va dall'ambiente familiare a ipotesi secondo cui l'assassino della 33enne potrebbe essere qualcuno che non la conosceva prima del delitto. Potrebbe trattarsi di uno sbandato, di una persona violenta, oppure di qualcuno coinvolto in un giro di microcriminalità, un fenomeno che molti sostengono esista nel paese. Tuttavia, dall'omicidio, tale attività sembra essersi ridotta, complice la costante presenza delle forze dell'ordine e dei media. Nel contesto delle indagini, emerge la figura di Mohamed, un testimone chiave. Egiziano, è il titolare della pizzeria Moniz situata in via Roma a Terno d'Isola. Se i carabinieri avessero delle fotografie potrei indicare la persona a cui mi riferisco e che non si vede in giro da settimane, afferma Mohamed. Egli descrive un individuo che, pur non essendo uno spacciatore, è noto per aggirarsi spesso ubriaco. Sembra tranquillo, non aggressivo, ma quando si beve, Mohamed dipinge il sospettato come un giovane di 36 o 37 anni del Marocco, di cui però non conosce il nome. Secondo Mohamed, la sera del delitto il sospettato si trovava in piazza a Terno d'Isola in compagnia di alcuni coetanei. Ero in macchina e l'ho visto verso mezzanotte. Credo avesse una maglietta gialla o arancione. Poi da quella sera è sparito. Mohamed sottolinea: non so se ha combinato qualcosa o no, ma ho avuto la sensazione che potesse essere coinvolto. Mohamed ha condiviso queste osservazioni con i carabinieri. 3 giorni dopo l'omicidio è stato convocato mio fratello e sono andato con lui. Ho raccontato quello che avevo visto e le mie sensazioni, spiega. Tuttavia, dopo essere stato in caserma, alcuni membri del gruppetto sospettato si sono presentati al suo locale, avendo notato la presenza di carabinieri in borghese. Sono venuti a minacciarmi. Mi hanno detto: non devi parlare, non devi dire niente o ti ammazziamo e spacchiamo tutto qui. Mohamed esprime preoccupazione non tanto per la propria incolumità, quanto per il suo locale. Già 3 anni fa mi hanno rotto un vetro e non sono stato risarcito. Nonostante le minacce, Mohamed ha deciso di esporsi. Se si fosse trattato di una rapina, non me ne sarei interessato. Ma per un omicidio sì. Ha anche evidenziato un altro motivo per cui ha deciso di parlare. Mi sono sentito di segnalare questa cosa, anche perché per me sarebbe giusto togliere gli ubriachi dalle strade. Chi supera il limite non andrebbe lasciato in giro. Nel frattempo, il sindaco di Terno d'Isola, Gianluca Sala, ha cercato di calmare la crescente preoccupazione tra i residenti. Terno d'Isola è un paese tranquillo. Cittadini violenti qui non ce ne sono. Quello che è successo non ha una spiegazione. Vogliamo risposte. Lo dobbiamo alla famiglia Virgini, ha dichiarato Sala. Riguardo alla questione degli spacciatori, il sindaco ha aggiunto: trovatemi un comune del nord Italia dove non ci sono. La comunità attende con ansia una svolta nelle indagini, mentre le autorità continuano a lavorare per risolvere il caso che ha scosso il piccolo paese.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.